Librando, libri in volo con Dante Cerati. Quante volte ci è capitato di iniziare una dieta e di non riuscire a portarla a termine perché i risultati tardavano ad arrivare? Quante volte per scetticismo non abbiamo neanche iniziato a provare a dimagrire? Abbiamo sentito parlare di dieta delle proteine, del gruppo sanguigno, di dieta punti, del minestrone, persino della dieta del gelato. Ma qual è la più efficace? Innanzitutto un benvenuto a una nuova puntata di Librando da Dante Cerati. Oggi cercheremo di dare una risposta a questa domanda con l'autrice del libro Dimagrire con i perché, edito da Mondadori. Lei è un volto molto noto per il pubblico italiano, sto parlando di Rosanna Lambertucci, che ringrazio di essere in nostra compagnia oggi. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Allora Rosanna, nuovo libro, io direi di iniziare dal titolo che è molto curioso. Come mai appunto Dimagrire con i perché? Ma perché sono i perché che mi sono posta io nei miei confronti, è un libro autobiografico, infatti c'è una prima parte che racconta un po' della mia vita con dei fatti anche, voglio dire, inediti, nel senso che io, avendo sempre avuto, da quando direi sono ragazza, la battaglia con la bilancia, mi sono alla fine interrogata del perché. Ogni volta ci sono problemi, quando c'è qualche problema di tipo affettivo, di tipo lavorativo, di tipo finisce che sballo con il rapporto col cibo, o in senso negativo dal punto di vista della bilancia, cioè in meno, perché magari c'è stato un momento della mia vita in cui ho addirittura rischiato di diventare anoressica, e invece i momenti in cui poi hai quella fame compulsiva che non riesci a controllare. E allora mi sono cominciata a interrogare, non pensavo di farne un libro, ti dico la verità, è stato un percorso mio personale che poi è diventato un libro, perché in realtà mi sono resa conto che i problemi che ho avuto io, più o meno per motivi diversi, sono quelli che hanno tutte le persone che non hanno un buon rapporto con la bilancia, e li abbiamo in realtà poi analizzati partendo da quello che era successo a me. Abbiamo, con la dottoressa Cozzolino, che è una bravissima psicoterapeuta, abbiamo studiato 12 tipologie di persone che hanno in realtà sempre la battaglia con la bilancia, non so, l'eremita affettivo, il pigro, l'ansioso, l'insofferente, l'intollerante, sono delle tipologie emotive che poi finiscono per avere problemi con la bilancia. E allora è venuto fuori un libro, secondo me, adesso non perché l'ho fatto io, ma è interessantissimo, perché è vero, i perché servono prima di mettersi a dieta per capire il perché noi abbiamo questo problema con la bilancia. Non è detto che poi una volta che uno l'ha capito riesce a risolverlo, però è un buon cammino da fare. Ti devo dire la verità che nel mio caso mi ha aiutato moltissimo questa, chiamiamola, autoanalisi, perché ogni tanto, per carità, le trasgressioni ci sono, però in linea di massima io ho capito il meccanismo che mi porta ad avere un disordine alimentare e me ne accorgo in tempo, e quindi anche se sgarro, come si dice a Roma, poi però riesco a trovare il modo di rimettermi in carreggiata. In realtà io ho voluto dare delle chiavi di lettura, dei trucchi del mestiere, e poi una dieta, che è una dieta nutrigenomica, che è basata proprio sulla combinazione degli alimenti. Perché questa è, secondo me, la grande novità, che poi stanno sposando anche altre scuole dietologiche e che è il futuro. Non si fa più il conto delle calorie, il cibo è un fatto chimico, quindi noi dobbiamo imparare a combinare bene gli alimenti, a capire quali ci sono congeniali e quelli ai quali invece non ci dobbiamo lasciar, come posso dire, abbandonare, perché ci può portare poi ad avere un accumulo di peso. Insomma, è un libro innovativo che credo possa essere molto utile, specialmente in questo momento che tutti ci abbiamo bisogno di rimetterci per l'estate un po' in forma. Sì, tu hai parlato di fatto chimico, però io direi, leggendo il tuo libro, anche molto fatto emotivo. Quanto è importante, secondo te, Rosanna, trovare un legame emotivo con il cibo? È fondamentale, perché se tu ci pensi, tutto il nostro essere è un fatto chimico. Noi siamo in realtà dominati dagli ormoni, e gli ormoni che cosa sono? Sono la chimica del nostro organismo. Se noi abbiamo delle emozioni belle o brutte, comunque abbiamo un qualcosa che accade dentro di noi, che si ripercuote sul nostro sistema ormonale, che ci porta quindi ad avere poi degli scompensi, degli squilibri, dei problemi che si ripercuotono anche nel rapporto con l'alimentazione. Tu ci hai fatto caso che quando, per esempio, siamo, non so,
innamorati o siamo pieni di entusiasmo per qualcosa, anche se mangiamo bruciamo tutto. Tutto, ecco. Infatti non si ingrassa. Ci sono invece momenti della vita in cui uno dice, ma io non lo so, il metabolismo è bloccato, non si muove più. E perché? Perché c'è come una stasi dentro. Ecco, allora noi interpretando quelli che possono essere i nostri problemi, perché ognuno di noi ne ha di diversi, però in realtà il denominatore comune è lo stesso. Sono le emozioni buone o cattive che influenzano moltissimo chimicamente il nostro organismo. Ecco perché noi dobbiamo agire poi chimicamente per aiutarlo. Io non so se riesco a spiegarmi in maniera semplice, perché non sono concetti facilissimi, però cerco, come faccio sempre, di essere assolutamente accessibile a tutti, hai capito? A volte anche magari usando dei termini che non sono scientifici, perché quelli scientifici poi non si capirebbero. Sei molto comprensibile, Rosana, e penso che buona parte della tua bravura sta proprio anche in questo, nel senso che sai spiegare dei concetti che magari sono difficili anche con parole che tutti possiamo capire. Volevo chiederti, Rosana, ma c'è stata una situazione personale scatenante, ecco, che ti ha portato a voler condividere questo tuo sapere, questa tua esperienza in questo libro? Dunque, guarda, io il libro in realtà l'ho scritto perché ho capito che era arrivato il momento di mettermi a nudo. Io sono tanti anni che faccio questo lavoro e che sono un personaggio pubblico, però in realtà di me non sa niente nessuno, perché un po' per carattere, un po' perché non faccio, diciamo, di mestiere il personaggio pubblico, faccio il divulgatore scientifico, un po', direi in senso affettuoso, una Piero Angela in gonnella. Quindi in un certo senso non è che Piero Angela è uno che mette a nudo la propria vita, io pure ho fatto la stessa cosa. Che cosa mi ha portato in realtà poi a fare invece questo libro, che ha proprio lo scopo anche di farmi conoscere meglio? Perché io ho pensato, ma se io racconto come sono arrivata io ad essere comunque una donna, non più ragazzina, che si mantiene in forma, che ha comunque un peso sempre nella norma, perché io vedo delle mie, chiamiamole così, coetanee, che purtroppo non hanno più il punto vita, non hanno più, diciamo, i fianchi modellati. Allora lo devo raccontare, devo spiegare che se ci sono riuscita io, ci possono riuscire anche gli altri, perché se c'è una che ha fatto una lotta continua con la bilancia, sono proprio io. Non hai capito che sono quella nata magrissima, sempre magrissima? No, io me lo sono sempre conquistato giorno per giorno questo. E allora, ecco, mi sono messa un po' a nudo, ecco perché è nato il libro, e non avevo altro modo. Come fai a raccontarti in un modo così naturale se non prendi carta e penna e lo scrivi? Cosa ne pensi, Rosanna, di tutte queste diete che ormai da anni stanno invadendo le nostre vite, quella delle proteine, quella del gelato? Adesso siamo arrivati alla Ducan, che sta avendo un grandissimo successo. Ne hai mai provato qualcuna? E guarda, che cosa ne pensi in generale? La Ducan è una dieta che può avere una sua validità, perché in realtà è basata su un concetto fondamentale, insomma, che noi dobbiamo ridurre la quantità di carboidrati che assumiamo. Quando dico carboidrati, in questo momento sto dicendo soprattutto pasta e pane, perché poi i carboidrati sono anche le verdure, è tutto quello che nasce dalla terra e sono carboidrati, quindi ricche di zucchero. Allora, in realtà la dieta Ducan, so in alcuni momenti è stata anche molto criticata, a me non piace parlare degli altri, però, e devo essere obiettiva, è stata criticata perché? Perché veramente è un pochino iperproteica, forse troppo, e alcune persone si sono sentite male, perché sai, togliere completamente lo zucchero, in questo momento io ti sto parlando e io brucio zucchero, qualunque cosa facciamo noi bruciamo zucchero. Allora privare un pochino troppo l'organismo, lui però intelligentemente lo propone per pochissimi giorni, in realtà addirittura in alcuni casi per 2-3 giorni. Diciamo che sono diete un pochino scompensate che bisogna saper fare. Io infatti dico sempre, prendete un consiglio dal vostro medico, comunque fatevi un minimo seguire. Il medico è una cosa importante, perché fare le cose da soli quando non sono proprio equilibrate si rischia poi di avere dei danni. Per una donna, per esempio, che vale la pena perdere qualche chilo e poi diventare, diciamo, non tonica, è meglio un chilo di più ma avere una bella pelle tonica, ben irrorata, capisci quello che voglio dire? Quindi ecco, questo io credo che sia molto importante, il tipo di dieta che sia fatta davvero con intelligenza, perché altrimenti finiamo per avere dei danni invece che dei benefici. Come sei presente in internet, Rosanna? Beh, io in internet sono super presente perché ho un mio sito che si chiama rosannalambertucci.com, che è molto
molto molto visitato. E poi, essendo il direttore di questo magazine, che grazie a Dio sta avendo un grande successo, che si chiama Più Sani Più Belli, abbiamo anche un portale che si chiama Più Sani Più Belli, dove ci sono dentro ovviamente non solo le diete, ma tutto e di più di quello che riguarda la salute. Chi vuole seguirmi non ha problemi, può trovare davvero tutto quello che può servire. E allora, invitando tutti gli ascoltatori a riprendere l'agognata linea prima delle vacanze estive, io ricordo il nuovo libro di Rosanna Lambertucci, Dimagrire con i perché, edito da Mondadori. Rosanna, grazie di cuore veramente del tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Posso mandare un abbraccio affettuoso a tutti i nostri ascoltatori? Certo, guarda, grazie. Allora, un abbraccio veramente di cuore. E poi, se dovete dimagrire con i perché, leggetelo prima tutto il libro, perché è molto importante capire il meccanismo. Un abbraccio affettuoso ancora, arrivederci. Grazie Rosanna, presto.